Buongiorno, don Amica. Buongiorno. Posso star tranquillo? Se non sta tranquillo, lei che prete? No, dico, posso star tranquillo con questa bicicletta? Qui è in via Vai dei Ladri, eh? Beh, e noi che ci stiamo a fare? È quello che mi domando sempre io. Dunque, mio caro don Amilcare. Sì? Veniamo al sodo. Mi dica che cosa vuole. Ah, ecco. Le ho portato questo fagottello. Ecco. E che roba è? Apre e vedrà. Ma che niente si tratta dell'argenteria rubata 3 giorni fa alla signora Arditi? Come ha fatto a capirlo? Reverendo, reverendo, qui si rinaso. Bravo. Dunque, sì. Dove l'ha presa? Chi gliel'ha data? Io non l'ho presa e non me l'ha data nessuno. L'ho trovata sull'inginocchiatoio del confessionale. E mi sa dire lei? Sì. Come ha fatto a capire che si trattava di roba rubata? È questione di naso. Anche lei? Già. Beh, gli dia il nome, su. Lei mi fa questa domanda perché evidentemente non ricorda che esiste il segreto della confessione. Ma allora lei confessa che l'altro è venuto a confessarsi? Non confesso io. Donna mia, che sia gentile. Confessi. Non posso confessare. E ma allora che prevede? Che se non confessi, come non confessi? Io confesso in chiesa nell'esercizio delle mie funzioni, non è che vengo qui al commissariato a confessarmi a lei, scusi. Ma lo sa che la sua... Potrebbe sì. sembrare una complicità. E perché? Ma com'è perché? Ma è possibile che quando ha confessato il ladro, sì. attraverso la grata non l'ha guardato in faccia? Io non guardo, ascolto, vado all'anima io. Mi dica il nome dell'anima, su. Le anime non hanno nome. Ecco. E chi arresto io? All'anima dell'anima del... Commissario, rispettiamo le anime, la prego, vero? Io rispetto le anime, ma voglio il corpo del ladro. Il ladro? E quale ladro? Se la roba è restituita, il ladro non esiste. Ah, sarebbe troppo comodo. Sentito, sarebbe troppo comodo. Perché? Non basta, caro Don Amilcare. Chi ha preso la roba che non è sua ha commesso un reato e va pulito. Il pendimento non giova. Permette una cosa? Ecco. Scusa, se lei ha un coltello in mano, è un assassino? Mi dica, risponda, è un assassino? Tenendo un coltello in mano? No, no. no. Assassino lo diventa se con quel coltello lei uccide qualcuno. E che paragone che mi viene a fare lei, abbia pazienza. Io il coltello lo prendo per tagliare il pane, per mangiare. E quello evidentemente l'ha fatto per mangiare anche lui. Ah sì? Certo. Donna Milcare. Sì? Donna Milcare. Certo. Faccia la cortesia. Sì? Dia un'occhiata a queste foto. Volentieri. Bene, 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 facciamo anche dello sport. Lei va pure a sciare, eh? Io? Già. Chi si è fatta la fotografia con lo zucchetto di lana? Ma cosa dice, don Amilcare? Queste sono fotografie segnaletiche. Già, vedo, la faccia del delinquente. E perché casomai io ho la faccia del delinquente? No, senza occhiali, mi pareva che fosse lei. Se mette gli occhiali e guardi. Appunto, però ci somiglia un pochino. Ecco qui. E questo mi sembra proprio di conoscerlo. Sì, eh? Sì, sì. E lui? Sì, è lui, lui. E lui? Mi fa la cortesia di confermarmi il nome? Sì, Giovanni Morbidoni, detto Mani di Fato. Ecco, lei denuncia Giovanni Morbidoni. Ma che denuncia? Questo non ruba neanche nel quartiere. Ha il telefono di questo qui? Perché lo vuole mettere in guardia? Ma no, deve farmi un lavoretto, se c'è il telefono. Ma lo sa che io non ho capito ancora che razza di prete lei. Ma mi dica un po', lei niente, arrotonda la questua... Con qualche colpetto? Ma no, siccome la serratura della cassetta delle elemosine si è incastrata, questo con due dita me la apre subito, ecco. Sì, Se lo dico io. Sicché quando deve tirare il collo a una gallina che fa? Chiami il mostro della salaria, lei? Non faccia ironico, commissario. Ma che ironico? Per cortesia. Guardi. E questo deve toglierlo dal fascicolo. E perché? Perché quello è una pecorella smarrita ormai tornata all'ovile. Ah, sì? Sì. E lei questa faccia da criminale me la chiama pecorella? Questo è un caprone! Lo sa? Quando io lo incontro, lo arresta a priori. Ha capito, don Amilcare? La bottiglietta se la beva, sempre sotto il gomito è venuto. Lasci fare. Lei non arresta nessuno, glielo dico io. Oh. Perché ormai è impiegato, quella pecorella. È impiegato? Sì. Al ministero? Al cimitero. Ah, beh, al cimitero. Così fa casa e bottega. Ammazza la gente e poi li sotterra. Lei non crede ai ravvedimenti, vero? Ma che devo credere? E allora guardi, io le voglio confessare una cosa. Che dica? Una cosa che non la sa nessuno, la dico soltanto a lei. Questo mi fa piacere. Beh, da uomo a uomo... Potrà esserle d'insegnamento. Eh sì, e mi dica, io ascolto. Bene, grazie, molto bene. Dica. Io da piccolo sì? sono stato per 3 anni chiuso in un riformatorio. Ora si spiega tutto! Lei è nato delinquente! Mi scusi, Mi scusi, sì, è nato delinquente. Poi è stato toccato dalla grazia, è capitato in questo rione per mia disgrazia. Oh! Lei non capirà mai niente. Buongiorno.
E che fa? Se ne va così. E non mi dice niente, non mi dice. Che vuole che le dica? Pace e bene. Pace e bene, adesso glielo dicevo. Beh, non lo dica. Ma lo sa che lei a me mi fa rabbia. Perché? Eh sì, perché a lei i delinquenti confessano tutti e a me niente. Si faccia prete. Sì, eh? Sì. E lei si faccia commissario, va bene? Beh, guardi, le dirò una cosa. Se io fossi commissario e scoprissi il ragazzo che ha rubato l'argenteria, è inutile, non guardi il dito, guarda a me. Guardo lei, non lo perché guardando il dito non è che lei scopre niente. No, ma lei... vabbè. Non lo manderei in prigione. No? No. E perché? Perché... Che guarda? Lasci stare il dito. Perché si è pentito e non ruberà più. Sì, eh? Mentre che uscendo di prigione sarebbe un uomo avvelenato contro il mondo e condannato sempre a delinquere. Ma che mi dirà fa la predica, mi dirà fare? Sì, dopo la predica. Sì, eh? Ma cosa crede di essere il solo, crede? Anche a me piacerebbe che il mondo fosse abitato da gente onesta, da gente per bene. E mi dica una cosa, signor commissario. Se il mondo... Eccolo il dito, che cerca? Mi ero abituato a vederlo, ecco. Ma insomma, devo parlare con il dito, dove lo metto? A prendere l'impronta digitale? Me lo mette sotto il naso. E dove lo devo mettere, scusi? E se lo mette... Dico, attenzione, eh? Va bene. Dunque, adesso lo levo e poi le dico quello che devo dirle. Basta col dito. Dicevo. Sì. Lei che mestiere si metterebbe a fare in un mondo abitato di gente per bene? Quello che farebbe lei se non avesse più anime da salvare, donna mia. I poveri si toccano. Beh, li stacchi per piacere. E non mi faccia male alle mani. Madonna Milcare. Cosa altro c'è ancora? La voglio domandare una cosa. Domandi pure. Lei che sa tutto. Tutto che cosa? Beh, lei che in mezzo ci sta, insomma, ci indacchia. Ma io sto in mezzo. Non vi faccio niente. Insomma, bazzica. Vabbè, dica che vuol dire, via. Ecco, non si offende, eh? Per carità. Che è successo? A un coso. A un coso? Sì, a un mio coso. A un mio amico, ecco. Beh? A un mio amico. Sì? Questa mattina gli hanno rubato la macchina. E che cosa vuol sapere da me lei, scusi? Sa, lei, insomma, in mezzo, Vede, commissario, a Roma rubano 50 macchine al giorno. Come vuole che io... Sono tante. Che macchina è? Una 1100 nuova, rosso bordo. Forse foderata di rosso? Esatto. E dietro ci ha attaccato un pinacchietto? Ecco, chi l'ha presa? Me lo dica, su due piedi. Non lo so. Come non lo so? E allora perché ha detto che c'era dietro attaccato il pinacchietto? Non si arrabbi, commissario. No, io mi arrabbio perché... Permetta? Mi faccia parlare. Ah. Vede, io purtroppo... Oddio, ringrazio io. Vado su una vecchia bicicletta, una vecchia Bianchi, e guardo sempre i signori che viaggiano in automobile. Ah, sì? Perciò so che quella macchina è sua. Beh, i signori, sì, la vinci al telefortuna. E va bene, ha avuto la fortuna di vincerla e adesso ha avuto la sfortuna di perderla. Ci vuole pazienza, il mondo va così, che fa? Me la trovi.